Ta-dan! Ta-dan! Allora, come vi avevamo annunciato, finalmente è arrivato, ragazzi, il tendalino a 270 gradi. Allora, abbiamo voluto farvi un video dedicato al tendalino, perché è un tendalino molto, ma molto particolare. L'ho voluto fortemente, abbiamo fatto fatica a trovarlo, ragazzi, perché questo qui è un modello australiano, è un tendalino a 270 gradi. Cosa vuol dire? Copre 270 gradi per tutta la macchina, è molto grande, una volta aperto ha 12 metri quadri di ombra, tra virgolette. E la cosa veramente interessante è che, oltre a essere un tendalino, abbiamo preso anche le pareti laterali. Quindi, mettiamo caso, ci fermiamo in un campeggio una settimana, due settimane, o in un bel posto dove siamo tranquilli, montiamo anche le pareti, cosa che vi facciamo vedere anche adesso, in modo che diventa praticamente chiuso, totalmente chiuso, come se fosse una tenda veramente enorme. Ora, procediamo al montaggio e vi faccio vedere come funziona. Quindi, allora, cerniera. La particolarità di questo tendalino è che è autoportante. Cosa vuol dire? Che non necessita di piedi, di gambe. Le gambe sono incluse, perché adesso vedrete che sono praticamente ancorate sopra, ma non sono obbligatorie, perché comunque vada, questo tendalino è un tendalino autoportante. Allora, prima si lega questa parte qui, tiriamo, allora, ok, poi andiamo dietro, e tiriamo anche quest'altro. Ok, ora lui è già operativo, nel senso che è autoportante, quindi non bisogna far nulla. Le istruzioni dicono che in caso di vento forte, allora tiriamo giù i piedi. Uno. Due. E il terzo qua dietro. Ok, questo qui è già operativo. In caso di vento possiamo anche appoggiarci, che non viene giù nulla. E quindi abbiamo una superficie d'ombra enorme. Ora installiamo le pareti laterali, che sono una, due e la terza piccolina, con la porta qua davanti, che possiamo decidere dove metterla, però noi preferiamo sempre metterla qua davanti e avere praticamente un'area completamente chiusa. Quindi, nel caso, non so, ci fermiamo una settimana in un campeggio, due settimane, allora sì che montiamo tutto per avere anche più privacy, per essere anche un po' più riparati dal vento o dalla pioggia. Poco, nel senso che in tutto siamo operativi nel giro di pochissimi minuti. Ok, questa qui praticamente si fa su e si aggancia ai tre
gancetti che ci sono lì. Com'è da fa, com'è da montare? No, è semplice. Abbastanza semplice, dai. Poi è anche veloce. Ovvio che, come ho detto prima, ragazzi, se mi devo fermare una notte, se dobbiamo fermarci una notte al volo, non stiamo lì a montare le pareti. Il tendalino sì, perché tanto il tendalino, come avete visto, in un minuto è operativo. Le pareti bisogna tirarle fuori, anche perché dopo, adesso vi faccio vedere, dobbiamo smontare tutto e ripiegarle e rimettere dentro i sacchetti. Quindi se invece decidiamo di fermarci una settimana, due settimane, allora in quel caso lì ne vale la pena, senso, le montiamo, le picchettiamo e quindi niente, preferiamo così, tra virgolette. Ora vi faccio vedere una bella ripresa dall'alto col drone, in modo che almeno vi rendete conto tutta la superficie che coprono, e poi esteticamente veramente bella. Sembra praticamente una tenda, va a coprire metà dell'auto, 270 gradi, quindi più della metà dell'auto. Anche dal drone la tenda, chiamiamola tenda perché ora non è più un tendalino ma è una tenda, copre tre quarti della macchina. Ora non è picchettata, una volta picchettata rimane molto più rigida, anche in caso di pioggia non si accumula l'acqua. Abbiamo un altro pezzo che praticamente è una seconda porta, invece di montare una sola porta e quel pezzo lì rimane rigido, possiamo decidere di mettere una porta e un'altra porta, quello va a nostra discrezione. Pezzo che ovviamente non ci portiamo dietro, comunque funziona. Adesso, per richiudere tutto, non facciamo altro che fare tutto al contrario. Questo è il pezzo piccolino, adesso dopo lo ripiegheremo. L'importante è che quando tirate la cerniera, sia per montarlo che smontarlo, ci sia sempre una mano sinistra che tiene teso, altrimenti il rischio è quello di strappare o di prendere dentro il lembo della plastica. Ripiegati i tre pezzi, li abbiamo già sistemati, il terzo è lì. Ora richiudiamo il tendalino. Anche qui, stessa cosa dell'aprirlo, dobbiamo fare soltanto la cosa inversa. Una gamba. Ok. Allentiamo in questo caso la tensione della corda, la sganciamo, ok, e lasciamo, ok. C'è un senso per chiuderlo, se guardate qualche tutorial o qualche video c'è proprio un esempio di come chiuderlo, perché se lo chiudete male alla fine non riuscite a chiudere la cerniera. Come prima, allentiamo la corda, sganciamo, ok, primi due vanno dentro, prima di chiudere bisogna tirar fuori le due cinghiette, perché sennò dopo fate fatica a tirarle fuori.
Quindi i primi due lembi della parte davanti all'interno, dopodiché chiudete anche gli altri. Ora questo lavoro qui, se lo fate in due è meglio. Io ora lo sto facendo da solo perché la Moira sta filmando, però si può fare anche da soli senza problemi. Ok, perfetto. Ora la Moira vi fa vedere come piegarlo, quindi tirate bene questo, questo qui lo piegate all'interno, fate una sorta di triangolo e ora ripiegate bene, mi raccomando, bello stretto, perché sennò non riuscite poi, una volta chiuso prendete questa, ok, e il primo, mi raccomando, tiratelo molto. E il terzo, che è il più leggero. 1, 2 e 3. Il primo dategli un'altra stretta. Perfetto. Copertura. E là infiliamo dentro. Perfetto. Ok, si chiude perfettamente. Tac. Allora, l'abbiamo chiuso. I tre pezzi si mettono via e che dire? È una cosa spettacolare, l'abbiamo, come ho detto all'inizio, fortemente voluta, fortemente cercata. Abbiamo fatto fatica perché comunque vada, è un prodotto abbastanza costoso. Vi do un paio di numeri. Il tendalino, solo il tendalino 270 gradi, viene tra i 1.300 e i 1.400 euro. Prodotto che arriva dall'Australia, ce l'hanno anche alcune aziende in Inghilterra o in America, però il mio consiglio è, se dovete spendere quei soldi lì, prendete un prodotto australiano perché sono i migliori. Se invece volete anche le pareti laterali, calcolate altri 600 euro, quindi siete all'incirca 2000 euro, tutto il kit 2000 euro. State spendendo una cifra importante, non lo metto in dubbio. Però è anche vero, ragazzi, che è una tenda vera e propria, eh? Cioè, se decidete di fare campeggio per una settimana, due settimane, lo montate, lo picchiettate, è come avere una tenda, quindi veramente veramente tanta roba. La cosa veramente interessante è che mi copre l'area qua dietro, dove abbiamo cucina, quindi come l'altro giorno quando abbiamo fatto la prima notte che pioveva, se avevamo questo tendalino potevamo tranquillamente mangiare anche sotto la pioggia, perché tanto l'acqua noi non la prendiamo, quindi sì, soddisfatti. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se non l'avete fatto attivate anche la campanella, così ogni video nuovo che facciamo vi arriva la notifica. Qui c'è la Moira che vi saluta, qui ci sono io che vi saluto, Pachi è stracontento perché adesso abbiamo anche un po' di ombra, ci vediamo al prossimo video, se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace e attivate la campanellina, così tutte le volte che mettiamo un video nuovo vi arriva la notifica. Per qualsiasi domanda, dubbio o chiarimento scrivetelo sotto nei commenti. Ciao ragazzi, ciao!